sul soggetto, o meglio, sulla parte del soggetto che tratterò oggi, esistono assai più divergenze che non su qualsiasi altro argomento tra il punto di vista di un comune studioso e quello di un occultista. Dovrò condurvi passo passo, cominciando dal principio, per dimostrarvi in che cosa consistano questi diversi punti di vista, poiché è forse specialmente nei confronti della mente, nella posizione che questa ha verso l'uomo, nel posto che essa occupa nella sua natura evolvente, nelle funzioni che essa compie e nel modo in cui le compie. È in tutto questo complesso di questioni che sorgono tali differenze, a seconda della posizione del pensatore, a seconda del suo punto di vista nei riguardi del mondo in generale e della parte che gli è chiamato a prendere in esso. Allo scopo di orientarci su questo punto, cerchiamo di immaginare, per un istante, come un uomo buono, giusto ed intellettuale, cioè un uomo che non è né trascurato, né frivolo, né mondano nel senso ordinario di queste parole, immaginiamo come tale persona, seria nei suoi giudizi ed equilibrata nei suoi pensieri, considererebbe questa faccenda dell'autocontrollo del pensiero. L'uomo buono, che deliberatamente ha posto innanzi a sé un ideale di virtù che si sforza di realizzare, che si è assunto un compito che cerca di portare a termine, tale uomo, durante il processo di formazione del suo ideale o durante la formazione della linea che dovrà prendere il suo compito, riconoscerà che ciò che noi chiamiamo natura inferiore deve essere padroneggiata e controllata. Su questo punto nessuna controversia può sorgere. Le passioni e gli appetiti del corpo, le emozioni inferiori che sballottano gli uomini senza riflessione e senza pensiero, tutto questo lato della natura umana, il cui movente proviene dall'esterno e fa sì che l'uomo agisca all'impensata, senza riflessione e senza pensiero, il nostro uomo virtuoso sarà certamente di accordo nel pensare che tutto ciò debba essere dominato e tenuto sotto controllo. Egli parlerà di ciò come della natura inferiore e cercherà di ridurla in stato di ubbidienza a quella superiore. Se esaminiamo attentamente la posizione di quest'uomo, troveremo che quando in linguaggio ordinario noi chiamiamo una persona autocontrollata, con ciò intendiamo dire che essa esercita il dominio mentale sulla natura inferiore, in modo che la mente controlli i pensieri. Quando noi diciamo autocontrollo, intendiamo parlare della parte dell'individuo che effettua il controllo. Ma vi è di più. Se lo osserviamo un po' più da vicino, vedremo che ciò che noi chiamiamo forte volontà, ciò che noi chiamiamo carattere formato, carattere che agisce secondo certe linee ben definite di condotta, volontà che in circostanze molto difficili è ancora capace di guidare la sua natura verso una linea chiara e definita, ebbene troveremo che tale persona è quella in cui la mente si è sviluppata in modo tale che quando entra in azione e decide di agire, non vi è spinta da circostanze esterne, non è spinta ad agire a seconda delle varie attrazioni che la possono circondare esternamente, né dalla risposta che la sua natura animale dà a queste attrazioni. Troveremo che essa vi è spinta da una quantità di esperienze registrate in ciò che chiameremo la sua memoria, da ricordi di avvenimenti passati, dal paragone tra i loro risultati.
La mente ha eseguito il suo lavoro su ogni vicenda trascorsa, le ha, per così dire, classificate e paragonate le une con le altre, traendone conclusioni ben definite per mezzo di uno sforzo logico ed intelligente. Questo risultato rimane nella mente come una regola di condotta, e quando l'uomo si trova in circostanze che lo disturbano, circostanze che prenderebbero il sopravvento su ciò che si suol chiamare una volontà debole, circostanze che forse svierebbero una comune persona normale, questa mente più forte e più sviluppata, che ha stabilito una linea di condotta alla quale è arrivata in un momento di calma, in momenti in cui la natura desiderio non è attivamente all'opera, in momenti in cui non è circondata da tentazioni. Questa mente guida la sua condotta a seconda delle regole stabilite e ben definite e non permette a nessuna delle attrazioni, a nessuna degli impulsi del momento di sviarla dal suo cammino. Considerando una simile persona, si può quasi sempre prevedere ciò che essa farà. Si conoscono i principi sui quali la sua condotta è basata, si conoscono le linee di pensiero che dominano la sua mente e si può essere quasi certi, osservando il suo carattere definito e forte, si può essere quasi certi che qualunque siano le tentazioni esterne, quell'uomo nei momenti di lotta sarà fedele all'ideale da lui concepito nei momenti di lotta e di riflessione. Questo generalmente si intende dire quando si parla di una persona autocontrollata. Essa ha raggiunto uno stadio di sviluppo tutt'altro che basso, come si potrà osservare, nel quale si è messa deliberatamente all'opera per conquistare, guidare e dominare la sua natura inferiore, di modo che quando questa è stimolata all'azione dall'esterno, lo spirito sarà capace di avere la supremazia sulla irruente tentazione e l'uomo agirà nobilmente. Non importa quali siano le tentazioni che lo circondano, non importa quali siano le ragioni addotte dalla sua natura inferiore per farlo agire bassamente. Dunque, fin qui abbiamo preso come oggetto di studio un uomo che, a giusta ragione, si può chiamare virtuoso, di carattere elevato, di pensiero chiaro, di sano giudizio. Un uomo che non è affatto propenso a lasciarsi trascinare qua e là dalle circostanze o dagli impulsi, come invece avviene in una comune natura sregolata o mal regolata. Ma vi è un altro stadio a cui quest'uomo può giungere. Egli può venire in contatto con una grande filosofia della vita che gli spiegherà qualcosa di più di quanto egli abbia potuto conoscere con il lavorio della mente. Per esempio, egli può venire in contatto con i grandi insegnamenti della teosofia, siano essi esposti in libri antichi o moderni, siano essi provenienti dall'India, dall'Egitto, dalla Grecia o dall'Europa moderna. E in quella filosofia egli potrà imparare a considerare l'universo sotto un nuovo punto di vista che modificherà enormemente la sua posizione. Supponiamo che quest'uomo entri nella società teosofica e ne accetti i principali insegnamenti. Allora egli comincerà a rendersi conto, assai più di quando non studiava queste cose dal punto di vista teosofico, dell'enorme influenza dei suoi pensieri. Egli comincerà a comprendere che quando la sua mente lavora, esercita quel potere creativo che probabilmente è già tanto familiare ad alcuni di voi, che la mente fabbrica definite esistenze o entità, che in quell'azione creativa la mente costantemente manda nel mondo circostante entità attive che agiscono per il bene o per il male,
e che molto spesso influenzano la mente di coloro coi quali il creatore di queste entità non ha nessun rapporto personale.